Lei non mi ha neanche fatto entrare e non mi ha neanche voluto pagare le mie ultime 2 settimane di lavoro. Oh, ma va bene, sì, tu! Ma va bene, sì, tu! Sei una famiglia, ma ragazzi, sta mentendo, ma sei... Benvenuti in una nuova puntata di Pagami! Siamo sempre a Palermo con Vincenzo e Marco. Quest'oggi siamo in compagnia della nostra amica Federica che ci racconterà la sua storia. Io lavoro da un anno dal centro estetico di Sandra. Una mattina sono andata al lavoro come di consuetudine. Lei non mi ha neanche fatto entrare dicendomi non ti fare vedere più, qui tu non lavori più. E non mi ha neanche voluto pagare le mie ultime 2 settimane di lavoro. Senza motivo, così senza di punto in bianco. Sì, senza motivo. Io ho chiesto spiegazioni chiaramente in una situazione del genere, ma non mi ha detto nulla, mi ha detto solo di andarmene e basta. Io ho sempre svolto in maniera impeccabile il mio lavoro, sono sempre stata puntuale, i clienti sono sempre stati soddisfatti del mio lavoro. Non mi ha dato neanche una spiegazione. Quanto ammonta, diciamo, la tua settimana o le 2 settimane non pagate? Le 2 settimane 600 euro, quindi comunque 600 euro. Poi hai provato a metterti in contatto con lei, hai provato non a sentirla? Non mi risponde al telefono, non risponde proprio a nulla, né messaggi né chiamate. Ho provato anche a riandare al centro, niente. Ma tu sai dove vive in modo tale da poter andare direttamente lì sul posto a parlare, sì, con lei? Sì, lei abita qui vicino, possiamo andare anche adesso. Ok, se allora Federica, noi adesso andiamo a parlare con la tu entrerai nel nostro furgone e qui all'interno troverai un monitor dove guarderai tutto quello che noi diremo con Sandra, quindi ascolterai anche la sua versione, dopodiché io ti chiamerò per avere un confronto con lei, va bene? Adesso ti facciamo entrare. Grazie. Questo dovrebbe essere questo momento. C'è pure il campanello. Ciao! Ciao Sandra! Ciao. Sono Vincenzo, lui e Marco, siamo 2 agenti di recupero crediti. Ti spieghiamo. Tutto quello che viene ripreso è per comunque garantire sia te che noi. Ti volevamo parlare di una certa Federica. Conosci? Sì, ma non sono affari vostri, cortesemente. Ok, però noi vogliamo capire anche la tua versione. Quindi se tu riesci magari a farci entrare. No, ma ancora. Scusa, possiamo. È possibile dialogare con noi per quello che è accaduto? E dico, se tu sei nel giusto, dico, non dovresti avere questo atteggiamento, no? Sì, ok, però non vedo perché le telecamere potete parlare anche senza. Ma siccome Federica voleva andare da un avvocato, quindi non penso sia il caso, appunto, non penso sia il caso di andare da un avvocato, ha chiamato noi per poter chiarire la cosa in maniera più amichevole. Tutto, no? Quello che tu dici viene, okay, registrato, e poi la registrazione, bene, se serve per tutelarti, ben venga. Dico, però riusciamo a capire innanzitutto dove sta la verità, se è da parte tua o dalla parte sua. Quindi possiamo entrare, per favore? Grazie. Ok. Grazie. Grazie. E allora Sandra, sappiamo che Federica lavorava con te, tutto ad un tratto tu l'hai licenziata. Lei non capisce il motivo, anche perché dice che comunque era molto brava, esatto, aveva dei feedback positivi, tu tutti insieme è stroncato il rapporto di lavoro senza un motivo. Ci ha detto che tra l'altro era una delle tue migliori dipendenti e comunque lavorava bene, i clienti erano soddisfatti, diciamo che comunque tutto andava per il meglio. Lei ha provato a contattarti ma tu non rispondi, è provato a venire in negozio ma tu l'hai buttata fuori dal negozio, quindi non riesci a dialogare con lei, quindi lei fondamentalmente non sa il motivo per cui tu l'hai licenziata e non le vuoi nemmeno dare i soldi. Per andare per il meglio, cioè sicuramente non la licenziavo. E infatti siamo qui per sentire questa... Siccome lei non sa il vero motivo per cui tu l'hai licenziata, addirittura ti deve ricevere 2 settimane di lavoro, lei ha... Ma non credo proprio, dopo il danno che mi ha fatto non credo proprio. Dico però, qual è il danno? Cioè come mai? Che cosa è successo? Perché non è stata per niente professionale. Io non sono stata professionale. Sono stata un'amica. Cioè veramente, nell'amicizia do tutto, ma lei proprio mi ha tradita e io non le darò proprio nulla. Però dico, tu non rispondi al telefono, lei ha provato a venire comunque in negozio e tu l'hai scacciata. Quindi non riuscite a dialogare, lei vuole capire soltanto il motivo per cui tu l'hai licenziata e tra l'altro non l'hai pagata. Appunto. Quindi se tu non provi a dire le tue ragioni, lei non potrà mai capire il motivo per cui è stata io licenziata. Penso che lei dentro di sé sappia le ragioni del mio comportamento.
Assunto, dico che abbia architettato tutto questo. Ma quali motivazioni? Ma ripeto, per il danno che mi ha creato, sono pochi. Quindi comunque se ti ha creato un danno vuol dire che a livello lavorativo comunque c'era qualcosa che non era andato. Ma lei non è stata professionale. Non sono stata professionale io. Però capisci bene che se non glielo spieghi non lo capirà mai. Dove ha sbagliato, se ha sbagliato, se magari deve migliorare dal punto di vista professionale, se deve fare qual corso di aggiornamento. No, io penso che lei lo sappia, ripeto, se guarda dentro nel profondo sa cosa ha combinato. C'è qualcosa a quanto pare che non ha fatto. Beh, a questo punto. Sì, io ti vorrei fare una sorpresa, se aspetti con 2 minuti ti torno subito. Ok? Grazie Sandra. Adesso vediamo cosa andrà. Sandra, io capisco che tu non vuoi dire il motivo per cui l'hai licenziata e quant'altro, ma la giustificazione bisogna darla, anche perché non so se lei era messa in regola oppure... Sì, no, era messa in regola, ripeto, anzi io con lei mi sono comportata in modo impeccabile. Ripeto, veramente una sorella, era una persona di famiglia e di fiducia, ma lei proprio questa fiducia l'ha ammazzata. Ma tu che cosa intendi quando dici che è stata poco professionale? Cioè ha sbagliato qualcosa, ha recato un danno magari a qualche cliente, a qualcuno? Danno a me e alla mia azienda, al mio nome. Quindi per questo dico, non 600 euro sono pochi per quello che mi ha combinato. Allora lei ci ha raccontato che è sempre stata puntuale ad entrare al lavoro, è sempre stata professionale, educata con i clienti, ha sempre... Ma pure qua me l'avete portata. Finalmente ci vediamo. Ma hai una faccia tosta per niente. Io la faccia tosta. Non mi accomodo fuori, mi devi dare i miei soldi. Hai una faccia di tosta. Io ho lavorato, mi devi dare i miei soldi. Io ho sentito tutto. Non mi toccare tanto, stai ferma perché non mi toccare. Perché è meglio per te. Tu hai mentito, io ho sentito tutto. Dov'è che io non sono stata professionale, che ho tutti i messaggi delle clienti? Tu sei stata professionale? Sì, sì. La Natale va in commissione. Io ti ammazzo. Lei non ti capisci, giuro che non lo so come finisci. Tu lo sai come sono andata le cose. Mi devi dare i miei soldi. Parte, mi devi dare i miei soldi. Hai avuto i miei soldi. Ho lavorato. Ho lavorato. Abbastanza hai lavorato. Proprio abbastanza. Ma che fino a fare? Hai lavorato. No, qual è il tuo problema? Il tuo problema qual è? Allora, possiamo un secondo parlare tranquillamente? Parliamo con calma. Quindi lei mi stava spiegando che tu sei stata poco professionale al lavoro. Vorrei capire in che cosa? In che cosa? Le clienti sono state sempre soddisfatte, sempre puntuale. Ho tutti i messaggi delle clienti che ancora oggi mi cercano. Dobbiamo vedere perché ti cerco. Ma non capisco, dimmi nella tua faccia. Ma hai la faccia tosta di venire qua? Certo, io ho lavorato. Dentro casa mia. Io ho lavorato. Io non ti do un bel niente. Ti posso dare solamente vignate. Fermi. Ti conviene che te ne vada. Fermi. Mi deve dare i miei soldi. Me la dovete dare allora, davanti perché finisce male. Io sono una persona educata e pagata. Tu sei educata? Sì. Che aggredisci le persone e non le paghi? Appunto perché non ti voglio mettere la mano addosso, che se ne meriti. Io me ne andrò solo con i miei soldi. Ci puoi spiegare perché non merita questi 600 euro visto che ha lavorato? Perché io sono una persona troppo buona. Io per lei sono stata una sorella. Me la sono portata in vacanza. Non ero una capa. Cioè. Ha avuto problemi e l'ho aiutata, l'ho sostenuta. E lei mi ha pugnalato alle spalle e lo so benissimo quello che... Lo sai benissimo, è una faccia tosta. Io ho una faccia tosta, ma perché non parli? Non ho fatto proprio nulla, non capisco. Io sono venuta al lavoro e ti mi ha buttato fuori senza spiegazione. Senza spiegazione? E che cosa ti sei spiegato? Che te fottisci a me marito, ti spiegare? Che stai dicendo? Che ti devo spiegare? Basta, calma. Che ti devo spiegare? Ma io spiegare? Ma che stai dicendo? Allora in questo caso c'ho un problema oltre lavorativo. Ma non è vero? No? No? Sto dicendo cazzate? A parte che tu non ti potevi permettere di far vedere queste foto. E tu ti puoi permettere di venire a casa mia? Non c'entra niente questo discorso comunque con i soldi. Ma non l'avete capito che mi ha consumato una famiglia a me? Sì. Una famiglia con 3 bambini, mio marito mi ha lasciata per essere con 3 bambini per sta pezza di zona. Allora. Sparite tu, avete già problemi? Come problema sì tu! Come problema sì tu! Come problema sì tu! Te ne devi andare! 3 figli mi hai consumato! Una famiglia con 3 figli! Già non andavano le cose con tuo marito! Una famiglia con 3 figli mi hai consumato! Pezza di z***a!
la mia famiglia con siamo, cioè, te ne devi andare! Ma come ti permetti di dire le cose personali delle persone? Come ti permetti? Te ne devi andare! Come ti permetti? Mi hanno alle spalle! Non ti volevo ancora prima! Cortesemente, staccate tutte le cose perché me ne dovete andare, io non gli devo dare. Cortesemente! Abbiamo capito, è giusto. Come è giusto, scusa? Perché gli sto sentendo pure male! Quindi tu non hai intenzione di dargli i soldi, giusto? No, assolutamente no. Se ne vada dall'avvocato. Poi vediamo chi è che deve qualcosa a chi. Ok. Sì, scusaci, Sandra. Sì, Federica, prego. Sì, sì, infatti lo farò, ti denuncerò pure per quello che hai fatto, che mi hai messo le mani addosso. Ci sono le telecamere! Un'altra cosa ti dico, ah! Ora mio marito me lo spenno per bene e tu in mezzo alla strada va a finire quello che è tuo posto. Sei una vecchia arrangiata, è per questo, sei una vecchia arrangiata. Cortesemente. E mi darai pure i soldi fino all'ultimo centesimo, ci vediamo in tribunale, capito? Ci vediamo in tribunale. Ok. Allora Federica, che dirti? La situazione un po' si è capovolta, Sandra è abbastanza determinata, quindi non so fino a che punto ti conviene andare da un avvocato per 600 euro dopo quello che è successo. Quindi io ti direi aspetta un po' per quello che noi possiamo suggerirti, attenzione, aspetta un po', magari lei stessa si renderà conto di dividere la questione personale da quella lavorativa e magari ti ritorna indietro questi 600 euro. Comunque io penso che i miei soldi mi spettano comunque. Sì, è giusto che comunque a livello lavorativo questi 600 euro ti spettano. Però amici, vi invitiamo a non mischiare le relazioni private con il professionale, perché comunque sul posto di lavoro non è una cosa carina, anche perché in questo caso le porte vi vengono chiuse. Che dire, anche oggi siamo arrivati alla fine. Mettete like alla nostra pagina e condividete i nostri video. Alla prossima!